Luca Onestini, 3 aerei in un giorno dall'ammiratrice, il ragazzo scioccato. Grande fratello VIP, Luca Onestini, 3 speciali aerei dalla sua ammiratrice segreta. Il mistero dell'ammiratrice segreta di Luca Onestini sta incuriosendo davvero tutti. Questa donna pare aver letteralmente perso la testa per il concorrente del grande fratello VIP. A quanto pare, però, vuole continuare a restare nell'anonimato. Abbiamo quasi perso il conto, sono ormai tanti gli aerei inviati da questa curiosa spasimante. L'ex tronista non riesce a capire chi possa essere, ma allo stesso tempo non può far altro che esserne lusingato. Il ragazzo e ormai migliore amico di Raffaello Tonon appare anche un po' imbarazzato di fronte a tutti i messaggi che questa persona le ha inviato nel corso delle ultime settimane. Oggi, 23 novembre 2017, sul cielo della casa più spiata d'Italia hanno volato ben 3 diversi aerei dedicati all'ex fidanzato di Soleil Sorghet. Luca Onestini e l'ammiratrice segreta, il mistero si infittisce. La prima frase che ha colorato il cielo di Roma è stata, "Lu sono sull'aereo ora". Un knov. Luca Onestini e gli altri sono rimasti davvero senza parole di fronte a tale messaggio. Tutti erano convinti che la ragazza in questione si trovasse proprio dentro l'aereo che stava volando sulla casa. A far capire poi il messaggio della spasimante è stato un secondo aereo. Davvero tanto traffico sul cielo di Cinecittà. Lu vado ogni uno giorno per pensarti al Central Park. Davanti al nuovo striscione, l'ex tronista è rimasto davvero scioccato. Tutti i concorrenti del grande fratello VIP non riescono a capire come sia possibile che una persona mandi così tanti aerei in un solo giorno. Grande fratello VIP, Luca Onestini senza parole davanti agli aerei dell'ammiratrice. Il vero colpo di scena è poi arrivato alcuni minuti dopo. Luca alza nuovamente gli occhi al cielo e legge, Lu dal 419123@outlook.it e saprai. L'ammiratrice segreta pare aver voluto dare un indizio al giovane ragazzo. Lui non riesce a comprendere esattamente quello che vogliano dire quelle parole, ma allo stesso tempo non si capacita di questa cosa. Riflettendo sull'ultimo messaggio, noi di Gossiped crediamo che Onestini possa capire di chi si tratti dal 4 dicembre, giorno della finale, quando sarà attiva l'email unknov123@outlook.it. Ovviamente, questa è solo una nostra ipotesi.